ultimo! Vuoi entrare nel regno di Dio? Devi diventare un ultimo! Devi diventare umile! Devi diventare, alleluia, un'anima che si pente! Non rimanere nel tuo orgoglio! Non pensare di essere chissà chi, perché tu e io non siamo nulla! Siamo polvere, portata via dal vento! Non vedete, cari, la condizione del mondo? Non vedete la società dove sta andando? Non vedete la condizione della società? Non vedete le notizie? Non vedete quello che sta succedendo nel mondo, cari? Apriamo gli occhi, carissimi, cari amici, care amiche, ritroviamo la fede perduta, ritorniamo a Cristo, a Dio, ritorniamo ad avere fede. Sarà innalzato, dice il Signore. Chi si abbassa sarà innalzato, ma chi si innalza sarà abbassato. L'uomo che si innalza da solo, l'uomo, l'orgoglio dell'uomo, la vanità, la vanagloria, la superbia dell'uomo sarà battuta, ma coloro che si abbassano, coloro che diventano umili, troveranno grazia e misericordia presso Dio. Chi cerca il Signore lo trova. Io sono qui come un umile messaggero questa mattina per dirti: cerca il Signore, non cercare le cose del mondo che sono passeggere, non ti affannare per le cose di questa vita, perché il grande maestro, e ripeto, maestro con la M maiuscola, perché l'unico vero maestro, tutti gli altri sono uomini, tutti gli altri sono morti, tutti gli altri sono passati come foglie secche trasportate dal vento, ma ti voglio dire, il nostro maestro, il mio maestro, ancora oggi vive, è lo stesso, ha sconfitto la morte, è risuscitato, è risorto, Cristo vive, alleluia, e poiché Lui vive, anche noi viviamo. Se tu hai fede, vivrai, se non hai fede, morirai, se hai fede in Lui, ti salverai, se non hai fede in Lui, ti perderai, se hai fede in Cristo, andrai in cielo, se non hai fede in Cristo, andrai all'inferno. Non ci sono mezzi termini, cari, io sono un uomo.